Benedetto Germania, oggi vi spiego bene come riparano le buche qui in Germania. Le buche arrivano, non è che non ci sono le buche. Anche qui puoi trovare delle strade con le buche, perché arrivano le buche. La riparazione è talmente ben fatta che praticamente non si vede. Poi qui in Germania utilizzano molto questa situazione, il catrame liquido, che evita che praticamente la strada si sfaldi. Ho trovato degli italiani. Come sono le strade qua? Perfette. Sempre perfette, pulite. Ciao. Tutte in ordine, tutto a posto. Grande, saluto al mio canale. Ciao, grande. Questa qua di dietro, la vedete, è una riparazione. Questa è la tipica riparazione qui in Germania. Arrivano, tagliano fuori, ok, bene, e poi asfaltano, catramano da parte in modo tale che poi tu passi e non lo senti neanche. Questa è la tipica riparazione qui in Germania per riparare le buche, come fanno loro in Germania. Ok, vi ho fatto vedere, vedete, come da parte catramano, se tu passi non la senti. Qui ce n'è un'altra, uguale, precisa, identica. Hanno tagliato fuori questo pezzo, lo hanno catramato. Altra riparazione. Ok, come vi ho detto, altra situazione, lo vedi, anche là è stato tagliato fuori e catramato. Normalmente la situazione è di strade perfette. Per quanto riguarda la situazione generale delle strade, la situazione generale è questa. Questa è la normalità, ok? C'è una rotonda che è perfetta. Questa è la normalità, ok? Continuiamo il discorso delle strade, cercando di fare informazione reale. Allora, se vuoi fare il blogger, o lo youtuber, o il blogger, per essere credibile e avere seguito, devi cercare di fare informazione reale, vera. Ok, quello che io ho sempre fatto, facendo vedere il positivo e il negativo. Qua non ho ancora trovato qualche riparazione, magari vado avanti di qui, la trovo, vediamo. Anzi, qui c'è un'altra ben fatta, guarda. Questa è come riparano le buche in Germania. Che contraddistingue, diciamo, la situazione tedesca, dove qui le buche arrivano, specie dopo, magari quando ci sono le gelate. Qui c'è un'altra riparazione, ok, ben fatta. Allora, quello che contraddistingue fondamentalmente la Germania per quanto riguarda la riparazione buche, la riparazione strade, è il tempo che intercorre fra l'arrivo della buca e la riparazione, ok? Ben fatta o non ben fatta, poi spiego anche perché non sono tutte così. Però difficilmente intercorre un tempo in cui tu comunque trovi una situazione di strade bucherellate. Certo, la puoi trovare, chiaro, dopo che magari ha fatto freddo, dopo che la strada si è rovinata, poi passi e trovi una situazione di buche. Però generalmente vengono sistemate abbastanza in fretta. Qui, per esempio, andiamo in una strada che non è il massimo della perfezione, però non è che trovi buche. Allora, le buche vengono riparate tutte così in Germania, al 99% vengono riparate. Poi dipende un po' dal comune, dal sindaco, dalla liquidità. Puoi trovare anche qui delle riparazioni strade che non sono il massimo, ok? Magari non fatte benissimo, specie nei centri abitati, perché le strade di collegamento, per esempio, fuori sono perfette. Qui fai chilometri senza trovare una buca nella riparazione, dove da noi è praticamente impossibile. Siamo il centro abitato, dove abito io, vedete che comunque la strada è perfetta, perfetta, perfetta. Per esempio qui andiamo, vedi, cambio via, qui non è il massimo, qui è un po' rovinata, qui c'è una semi bucherellino, qualcosina che non va bene. Riparazione molto vecchia. Questa strada non è il top, è anche abbastanza bruttina, direi. E qui c'è una riparazione che non è il massimo, vedete? È un po' rovinata. O comunque non trovi, però non ci sono buche. Magari ci sono un mare di riparazioni, però buche non è, buche è difficilissimo trovare. Un'altra cosa che qui veramente è top in Germania è il discorso del passaggio pedonale, dove appena ti avvicini si fermano tutti. La situazione strade è così, ok? Tu puoi girare tutto l'anno, dove sono io è tutto così, anzi è quasi un po' meno. Questa è la situazione. Tutti i tombini sono tutti a livello,
ok, tutti i tombini sono a livello. Qui sono in una zona un po', diciamo, più periferica, ripeto, della cittadina, e anche qui, diciamo, zona periferica, le strade sono fatte bene comunque. In periferia, qui non sono nel centro della città, ok? Questo io, questa è la normalità. E vi faccio vedere che se giro tutto il land, questa è la normalità. Qui siamo, ripeto, in un quartiere abbastanza hardcore. Anche qui trovi, vedete, qualche riparazione fatta male, qualche strada male, qualcosa di sporco per terra. Okay, guardate qui la riparazione fatta veramente male. Qui la strada, ecco, queste situazioni le puoi trovare qui. Ok, dove guardate? Questa qui non è una riparazione fatta bene, guardate questa. Queste sono fatte male, vecchie. Io vi faccio vedere tutto, ok? Qui sono fatte male. Qui sono fatte male, vedete? Qui sono in piena periferia. Anche questa non è fatta bene, ok? Queste qui non sono fatte bene, questa non è una strada top, sono in un quartiere periferico, in una zona che non è neanche il massimo. Venissi e vi farei il video qua, facendovi vedere queste riparazioni e questa strada, dicendo ecco così, non è così, così non è fare informazione. Questa è un'eccezione, è un'eccezione. Ok, questa strada che non era al massimo qui, è un'eccezione su strade che sono praticamente quasi tutte perfette, dove le riparazioni vengono comunque fatte bene. Ma quella è l'eccezione, non è la regola. Questa qui è la situazione, ragazzi, reale che c'è in Germania. Poi quando fai informazione bisogna farla così, reale, sincera, corretta, come ho sempre fatto io, come vi ho sempre spiegato. Non tutte le strade qui sono fatte bene, non tutte le riparazioni sono fatte bene, non è tutto perfetto, cose che ho detto mille volte, però ragazzi, qui siamo messi bene, da quel punto di vista non bisogna lamentarsi, la normalità è questa, dove sto passando adesso. Ok, quando passi qua sul passaggio pedonale vedi la gente si ferma. Ok, qui vado avanti. Sto andando in una situazione qui dove in realtà, per esempio, in questa parte della cittadina c'è più sporcizia, per veramente un po' pochi. Però sto facendo il video sulle buche, poi magari dedico anche un video su questo. Lì c'è un'altra riparazione, ok? Riparazione fatta bene. Beh, mentre cammino vi faccio vedere anche questa situazione. Poi cosa può succedere al sabato o alla domenica mattina? Che magari da fuori, da qualche bar, puoi trovare qualche situazione di qualcosina di sporco. Ma la normalità è che c'è un livello di pulizia qui che siamo al top. Poi ogni tanto puoi trovare qualcosa. Ogni tanto. Ma devo cercarlo col lanternino.